sono già passati 16 minuti da che ho cominciato a registrare, da poi mi perdo le parole, vedo i minuti che passano, non me ne rendo conto, perdonate, non è il caso. Allora, stavo parlando di simboli di Cuba, vi ho parlato della ghiardiglia, che è una delle cose che tutti vedono in pieno centro Havana. C'è però un elemento di Cuba, che per me è un simbolo indiscusso dell'isola, e che spesso e volentieri non viene toccato dai viaggiatori che arrivano sull'isola, e questo simbolo è la sierra. Sierra intesa come montagna. Chi studia la storia di Cuba, e qui perdonatemi se entro in modalità professoressa, soprattutto quando arrivo a studiare la storia della rivoluzione cubana, impara una distinzione, diciamo, storica, sociologica, di vita, di qualsiasi cosa, anche politica, fondamentale, che è la distinzione tra sierra e llano, ovvero tra la montagna e la pianura. Mi fermo qui, modalità professoressa la mettiamo via. Allora, la montagna è l'elemento costitutivo di Cuba, e qui aiuto, cadete tutti dalla sedia. Allora, Cuba è sicuramente un'isola dove si va in spiaggia, dove si va a vedere città, dove si vanno a vedere tante cose, ma il suo elemento costitutivo vero, l'essenza che la forma, è la sierra, è la montagna. E ci sono essenzialmente, vi citerò due sierre da visitare a Cuba. La prima è la mia preferita in assoluto, è uno di quei posti che proprio mi scalda il cuore e me lo allarga all'ennesima potenza, la Sierra dell'Escambray, e si trova tra Trinidad e Santa Clara, quindi anche in un luogo molto ben frequentato dai turisti. Solitamente ci si passa sempre davanti all'Escambray, e l'Escambray per me è veramente uno di quei luoghi che sembra usciti dalla mano di Dio. Perché, cioè, che siate religiosi o no, per me questa è un'espressione che vale mille parole, cioè l'Escambray è un insieme di argilla rossa e alberi verdi, che col contorno di quel cielo azzurro, con quelle nuvole bianche che viaggiano a una velocità disumana, è un qualcosa di incredibile. L'Escambray è magnifica prima di un temporale, quando il cielo si carica di viola e tu guardi con le nuvole e dici: ma caspita, ma io un temporale non l'ho mai visto. Cioè è una cosa meravigliosa quel posto. E l'altra sierra che vi cito come proprio posto chiave per conoscere al meglio Cuba è la Sierra Maestra a sud, quindi dietro Santiago. Una delle cose che dico spesso quando qualcuno mi scrive o sui social o sul blog, anzi vi ricordo il blog www.emotionrit.it e trovate un sacco di roba su Cuba. Quando uno mi chiede qualcosa, mi chiede dei consigli, io gli dico sempre: quanti giorni hai per vedere Cuba? E se lui mi risponde che ne ha almeno 15, io gli dico: bene, vai a sud. Perché il nord è meraviglioso, La Havana è una città che non si discute, o si ama o si odia, ma il sud, caspita, è il sud che è Cuba all'ennesima potenza. Cioè, del resto lo cantava anche Compay Segundo, no? Nella sua Chan Chan lui racconta un viaggio sulla sierra, proprio nel sud-est di Cuba, cioè de Alto Cerdo voi para Marcané, Yevo a Puerto voi para Mayarí. Cioè lui proprio ti dà delle indicazioni stradali di un percorso sulla sierra da poter fare, e io ve lo assicuro, voi prendete Chan Chan, prendete la cartina geografica, seguite quello che Compay Segundo vi diceva e resterete senza parole. Cioè la sierra è veramente quello che racconta Cuba, cioè Cuba non è un luogo di mare, Cuba è una realtà campesina, è un'isola molto grande, tanta gente resta un po' stupita quando dico che Cuba è più o meno grande come l'Italia, quindi voglio dire, tra La Havana e Santiago c'è la stessa distanza che ci può essere tra Milano e Napoli, o anche un po' di più, quindi comunque si tratta di due realtà completamente diverse. Il sud dell'isola è proprio campagnolo, campesino come dicono loro, il sud dell'isola non è un posto dove senti la salsa a tutte le ore della notte e del giorno, è un posto dove la gente lavora nei campi, dove la gente mangia presto e si alza presto, e dove comunque quando c'è un momento per far festa, che fosse anche l'arrivo di un viaggiatore, ecco, cioè, per me quello è il sud della vera anima di Cuba. Quindi la sierra, se voi avete voglia di conoscere Cuba, la sierra almeno 2 o 3 giorni deve comparire nel vostro piano di viaggio. Come ci si arriva sulla sierra? Cuba è un po' problematica a livello di trasporti, io sono una grande sostenitrice del trasporto pubblico, però Cuba ti mette a dura prova se devi girare in autobus, e questo ve lo dico veramente col cuore in mano. Quindi se avete intenzione di fare un bel viaggio on the road a Cuba, vi ho detto non meno di 15 giorni, e soprattutto cercate di noleggiare la vostra auto dall'Italia, in modo di arrivare sull'isola e trovarla. Questo per me è veramente forse uno dei simboli più grandi di Cuba, al di là dei rum, dei sigari, della salsa, della gente, delle spiagge, cioè ci possono essere miliardi di cose, potrei stare qua ora a parlarne, però non è quello che vi voglio raccontare stasera. La Cuba che vi invito a vedere è una Cuba differente. è proprio la Cuba della quotidianità. E c'è un altro elemento che racconta Cuba agli occhi di chi la visita, soprattutto con un cuore curioso, ed è un elemento che non è spiegabile ma deve essere conosciuto, e si chiama cubanidad, ovvero la cubanità. È un concetto veramente, anche questo, storico, sociologico, politico, umano, guarda, vattene la pesca tutto quello che volete, è un concetto veramente complesso, ma è un concetto che troverete dentro i romanzi dei cubani, è un concetto che troverete dentro Guantanamera, scritta da José Martí, che è veramente il padre della patria cubana. E è un concetto che sta in quel rosso di quella terra, che se voi piantate le mani a terra vi resteranno rosse mezza giornata. Cioè, è questa la bellezza di Cuba ed è questa l'essenza della cubanità, e che va conosciuta al di là della bellissima spiaggia di Guadalavaca, piuttosto che il sud dell'isola, Varadero un po' meno, però è quello che deve essere conosciuto dell'isola. Per me la cubanidad è proprio un qualcosa che non vi posso spiegare, ma vi posso solo dire che c'è, e quindi insomma vi invito a scoprirlo al meglio di quello che è l'isola di Cuba. Eccoci qua, siamo quasi in chiusura per stasera. Radio Rit tra poco chiude i battenti, solo per questa sera chiaramente. Fuori io, appena guardato fuori dalla finestra, qui a casa mia sta montando un po' di nebbia e la voglia di farsi un tè caldo è grande come una casa, come quella di avvolgersi un po' nella coperta. Io parlerei per ore di Cuba, ve l'ho detto anche prima. E quindi se avete voglia veramente di chiedermi delle cose o avete bisogno di consigli perché state pianificando un viaggio o cosa, andate sul blog, c'è un bellissimo tasto che dice scrivimi o scrivici. Ecco, mandatemi una mail e chiedetemi pure quello che volete, che tanto io sono felice di rispondervi. Non posso chiaramente chiudere qua stasera senza lasciarvi un paio di dritte veramente carine. Una è un libro che vi consiglio di leggere prima di andare a Cuba e di rileggerlo quando siete tornati, che si chiama Stanotte ho sognato un cubano, e la scrittrice è Cristina García. È un libro veramente bello, forse un po' femminile, inteso non come non è che racconti una storia d'amore, storie dolcinate e quelle cose lì, però secondo me nel sentimento è molto femminile. È un libro meraviglioso che vi aiuterà un po' a capire qualcosa di più su questa cosa della cubanità che vi ho detto prima. L'altra cosa che vi voglio indicare da ascoltare prima, durante e dopo, in questo caso stiamo parlando di musica, è la musica degli Orishas. Allora, gli Orishas, comunemente parlando, sono gli dei della Santeria. La Santeria è molto diffusa a Cuba ed è una realtà molto interessante da sviscerare, non proprio con gli occhi da turista, va un po' rispettata secondo me, però è una realtà veramente interessante da sviscerare. A Cuba c'è un gruppo musicale che esiste dall'inizio degli anni 2000, è un gruppo nel mondo latinoamericano molto affermato, e quando dico mondo latinoamericano non sto parlando veramente di musica da discoteca piuttosto che chissà che cosa o via dicendo. Gli Orishas fanno musica cubana veramente rivisitata e un po', diciamo, secondo me in un certo senso sperimentale per tante cose. E ecco, io vi consiglierei di ascoltarvi tutti i loro album e soprattutto il rifacimento che hanno fatto di Chan Chan di Compay Segundo, che diciamo da parte loro è stata trasformata nel canto di uno che ha nostalgia di Cuba. Ecco, è un'altra di quelle canzoni che io non posso sentire senza farmi venire il vagone. E veramente, cioè, se avessi la possibilità vi farei sentire in chiusura del programma, vi farei sentire appunto Cuba Isabella, che è questa canzone che loro hanno fatto con una sorta di all-star game della musica cubana, cioè veramente di tutto, no? È cantata da più artisti, e gli artisti che hanno scelto sono probabilmente il gotha della musica latinoamericana di qualità. E ve lo dico, cioè, ascoltatelo, andate su YouTube, guardatevi il video, amate quella canzone come l'ho amata io, perché sicuramente, insomma, è una di quelle che ti prende il cuore. Ascoltatela prima, l'ascoltate durante, l'ascolterete dopo e poi mi direte. Piccola dritta sul periodo. Cuba è più o meno bella sempre, dipende un po' da quello che decide di fare il meteo, ovvero, lo sapete, cioè, viviamo in un periodo in cui ormai non è più certo nulla, però ci sono dei mesi che vanno sicuramente da metà settembre a metà novembre, che sono quelli in cui Cuba è un po' più a rischio di uragani. Vale sempre la pena di tenere un occhio su quelle che sono magari i siti, no, di meteo internazionale, dove appunto vengono trattate le formazioni di uragani e tutto quello che ne compete. Cuba, insomma, il meglio di Cuba avviene sicuramente tra aprile e giugno. Ecco, quello è proprio il periodo in cui, se volete andare a Cuba, vi godrete un'isola con dei colori, con un tempo, con una temperatura che vi sognerete poi per tutto il resto della vostra vita. Ecco, io stasera vi lascio qui, un po' come faceva Melino nel film, portava in giro il cieco, gli raccontava tutte le cose e poi gli diceva, boh, io la lascio qui. Io stasera vi lascio qui perché tra poco devo prendere un treno, non stasera, non domani, però molto vicino. Devo prendere un treno e me ne devo andare a Zurigo. Cosa mi porterò a casa da quella città? Sinceramente non lo so, non è la prima volta che ci vado, però è un po' che non ci torno. Quindi in questi primi mesi, i primi 30 e qualcosa giorni del 2017, aiuto, non so più parlare, sarò stanca anch'io. Comunque questi primi mesi del 2017 mi hanno portato dei viaggi di ritorno e ne sono stata molto felice, mi ha fatto molto bene, almeno finora, quindi sono convinta che anche Zurigo mi farà bene. Io come sempre vi lascio in stazione, come sempre, dove ci troviamo ci lasciamo, è così bello, no? Trovare gli amici e salutarmi per piacere, quindi io vi lascio qui. E settimana prossima magari vi racconterò Zurigo, magari vi racconterò l'altro posto, magari chi lo sa. Nel frattempo vi ringrazio per avermi ascoltato e veramente fate un giro sul blog perché è la mia creatura e io niente. Ciao a tutti, ringrazio.